Guido Vianello, anche tu a questa edizione di Tennis and Friends. Quanto è stato importante lo sport nella tua vita? Allora, io sono contentissimo di essere qua perché il tennis fa parte della mia vita, perché io sono nato e sono stato messo su un campo da tennis dalla mia famiglia, dato che abbiamo un circolo di tennis, quindi è tutto in casa. E lo sport è fondamentale, qualsiasi tipo di sport, il pugilato, il tennis, la pallavolo, perché soprattutto tiene i ragazzi lontani da molte distrazioni, che purtroppo oggigiorno è pieno, e in più ti fa crescere sano, ti fa vivere sano, e direi che è l'antidoto migliore per una vita salutare. Come sei passato poi dallo sport, dal tennis al pugilato? Allora, è stato un vero e proprio caso, perché io col motorino ero piccolo d'età, 15 anni, ma ero molto alto fisicamente, ero 1,95 m. Col mio piccolo motorino passavo di fronte a una vecchia palestra di pugilato alla Montagnola, e così mi è scattato una lampadina, ho detto perché no, sono entrato, mi sono affacciato, ho visto questa realtà completamente diversa alla mia routine. E così, parlando col mio allenatore, col mio vecchio allenatore Italo, niente, ci siamo trovati, mi fa: vieni da domani, iniziamo, possiamo fare qualcosa insieme. E quindi dal giorno dopo non sono più uscito dalla palestra. Quindi ti è cambiata la vita con un altro sport. Che cosa consigli ai ragazzi per fare prevenzione? Prevenzione nel senso, dici col gemelli? La salute in generale, la prevenzione, quanto è importante? Tu fai qualcosa come sportivo ti faranno un sacco di visite, però... Sì, io faccio le mie visite medico-agonistiche una volta all'anno, poi i vari controlli pure antidoping che sono insomma casuali e sono costantemente controllato. Per i ragazzi niente, sì, si torna al discorso di prima, qualsiasi tipo di attività fisica comunque ti fa vivere meglio, e in più qualche controllo ogni tanto, insomma, è giusto farlo. Ok, allora ti aspettiamo per la prossima edizione, però ti vogliamo vedere in campo giocare a tennis. Allora comincio a riallenare, perché sennò facciamo una figuraccia. Va bene. Grazie Guido. Grazie a voi.